macchina con Donato Argentiero. Innanzitutto, Donato, come ti è parsa la stagione scorsa? La stagione scorsa mi è parsa una delle più combattute e anche ha dato una conferma che il livello dei piloti è salito di parecchio e con l'avvento di nuovi giovani. Allora, adesso passiamo a questa stagione, quali sono le tue aspettative? Le mie aspettative è quello di cercare di confermarmi e di guardarmi da nuovi piloti molto forti, molto agguerriti, come per esempio Matteo Marzio, che l'anno scorso si è riconfermato al secondo posto del campionato. Sicuramente ci sarà il riscatto di Massimo Irigoriu, l'avvento di Stefano Bellini, di Daniele Andriola, mio fratello, e da non sottovalutare. Beh, ovviamente sappiamo dai pronostici che sei il favorito, ma tu personalmente chi temi di più? Matteo. E da non sottovalutare Michele Vinci, perché Michele riesce a, diciamo, quando vuole riesce a tirare fuori quel giro da assoluto. Per quanto riguarda il livello tecnico delle auto, aumenterà quest'anno? Beh, secondo me sì, perché quasi tutti i preparatori quest'inverno sono stati sulle macchine per evolverle, per creare sempre aggiornamenti, perché nel motorsport non bisogna mai fermarsi, poi specialmente a livello tecnico delle gare che facciamo noi nelle gincane. Serve la macchina, che deve essere perfetta al 100%, sia a livello motoristico, sia a livello di telaio, sia a livello di freni, di cambio, di tutto. Poi a livello tecnico di piloti ci sono molti molti piloti forti, come dicevo prima. C'è Perrini, che ha una guida aggressiva, lo stesso come Ligorio, aggressivo, Andriole molto aggressivo, o per passare la guida pulita di Matteo Marzio, di Giannotto Roberto, di Michele Vinci. Ecco, bisogna essere molto molto costanti. Esatto, proprio a questo riguardo, sappiamo che sarà uno dei campionati più lunghi della storia del campionato Gymkhana Puglia. E secondo te tutte queste gare, 10 gare durante il corso della stagione, potrebbero creare dei problemi tecnici nella tempistica di riparazione dei mezzi? No, nei team? No, non penso, perché si arriverà già la prima gara, quella di Fasano, che sarà una gara già molto importante. Poi, avendo un calendario così lungo, secondo me non bisogna perdere punti, pure il punticino a fine campionato avrà il suo peso. Per esempio, basta pensare che 2 anni fa Matteo perse per 2 punti solamente all'ultima gara il secondo posto in campionato. Cioè, 2 punti sono niente su un campionato di, era 2 anni fa, di 8 gare, cioè 2 punti è niente. Quindi quel punticino recuperato o perso alla prima gara, secondo me a fine campionato avrà il suo peso. Ecco, rimaniamo sulle gare. Sappiamo ci sono new entry, città nuove come Monopoli, Nardò, eccetera. Sei contento di cimentarti nei nuovi tracciati, conoscere un nuovo pubblico? Eh sì, è sempre un nuovo stimolo, è sempre una nuova carica, andare in nuovi posti, in nuove città, cioè farsi conoscere da altra gente. E è bello, perché la cosa bella delle nostre gare sono che noi siamo molto a contatto con il pubblico, e il pubblico si fa sentire con il suo calore. A Ceglie saremo a settembre di nuovo quest'anno, sarai emozionato come al solito? Qual è la gara che ti stimola di più? La gara di casa è la gara di casa. Già durante la settimana di preparazione alla gara senti quell'adrenalina, senti
senti quella carica, e non è mai facile correre in casa e centrare tutti gli obiettivi che ci poniamo di raggiungere. Questo è il tuo 13° anno all'attivo nelle Gymkhana. Ormai si può dire sei un veterano, quindi stai vedendo nuove generazioni cimentarsi nel campionato. E un pensiero, un augurio che vuoi fare agli esordienti, alla categoria degli esordienti di quest'anno? Beh, io spero di cuore che ci sono sempre più giovani. Ovviamente io quest'anno mi aspetto tanto dal vincitore della categoria giovani di l'anno scorso, di Martino Vinci. Mi aspetto diciamo dai primi tre dei campionati della categoria giovani dell'anno scorso, da Martino Vinci, da Giorgio Curri, da Sandro Gatti. Ovviamente diciamo Vinci sarà un po' più sotto la lente di ingrandimento, perché arriva da vincitore della categoria giovane di l'anno scorso, e poi ha un cognome abbastanza pesante del papà Michele Vinci, che deve emulare il padre, perché il papà ha vinto delle gare, quindi no, deve cercare di eguagliarlo. Comunque ripeto, quest'anno sarà un campionato, secondo me, se non il più agguerrito, ma tra i più agguerriti, perché ci sarà molta gente che vuole vincere, ed è bello che sia così. Si presenteranno quindi percorsi lenti e percorsi veloci sicuramente. Tu quale preferisci maggiormente? Su quale ti piace correre di più? Ma i miei preferiti sono quelli molto veloci, perché la macchina tende a scivolare, si crea più suspense per il pubblico e noi come guide siamo più impegnati, diciamo ci divertiamo molto di più. I percorsi lenti sì, ma non mi entusiasmano più di tanto. Un consiglio che vuoi dare a tutti i piloti in generale, essendo tu il numero uno, dalla tua esperienza personale? Di non mollare mai. Per esempio, io parlo per me stesso, a me quando non lo so, se quando mi battono così, io non vedo l'ora che arrivi la gara successiva per rifarmi, e arrivo molto più carico della gara precedente. Bene, grazie Donato. Un saluto a tutti e ci vediamo alla prima gara di Fasano. Ciao.